trovati a tutti i nostri telespettatori da parte di Giuseppe Capuano. Le immagini sono guidate dall'esterna 5 di Telegolfo, settima giornata del campionato di calcio a 5 Serie C2, un incontro tra gladiatori praticamente. Il Legio Sora, ospite dell'Heracles Città di Formia, due squadre al momento dalla classifica differente. Il Formia è quarto nella graduatoria con 10 punti, 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Una sconfitta addirittura arrivata sul terreno di casa, mentre il Legio Sora è solo a 4 punti, una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte per la squadra ospite quest'oggi. Arbitro della gara il signor Antonello Papilio di Latina. Andiamo a conoscere le formazioni in campo. Gli ospiti con Tuzzi tra i pali, 3 Massaro, 8 Cirelli, 10 Polsinelli, 16 Baldassarra Matteo, 17 Paniccia, 18 Baldassarra Filippo e 20 Cipriani, accompagnati dal dirigente Giuseppe Massaro. La squadra di casa invece senza numero Petronzio, 23 Di Palma, 22 Napolitano, 2 Valerio, 6 Riso, 7 Vidigna, 10 Faria, 11 Pernice, 17 Cannavale, 19 Diana e ovviamente vanno aggiunti il numero 5 Zottola e il numero 3 Valerio, assente Zaccaro e Colacicco nell'Heracles, assente anche il portiere portoghese appena arrivato, ultimo acquisto del Formia, neanche presentato ancora il giocatore quest'oggi in tribuna, ma ovviamente ha effettuato tutto il riscaldamento con i propri compagni. Heracles che comincia allora a prepararsi per il mercato invernale, perché no, a rinforzarsi verso l'obiettivo, quello della promozione. Squadre in campo: Zottola, Faria, Riso, Valerio e Napolitano. Dall'altra parte c'è il numero 9 che non abbiamo in distinta, già è un bel inizio. Poi il numero 20 Cipriani, il numero 10 Polsinelli e Tuzzi. Gara che inizia in questo istante. Primo pallone messo fuori proprio dal Legio Sora. Cercheremo di recuperare il nome del numero 9, giocatore sorano. Intanto pallone per Valerio, lo fa girare per Faria, prova a impostare con Zottola, il passaggio di ritorno verso il portoghese, poi Riso che si è reso protagonista di un infortunio nell'ultima gara, quella pareggiata per 3-3 contro il Lido il Pirata Sperlonga, uscito praticamente sul finale di gara per un scontro fortuito sul palo. Invece non sono della gara né Colacicco. Intanto bello il passaggio su Zottola, non è della gara Colacicco, che si era infortunato durante proprio la gara contro il Lido il Pirata. Pallone giocato dall'Heracles, Valerio per Faria dialoga proprio con Riso nello stretto, il passaggio a cercare di stanare il Legio Sora. Faria verticalizza immediatamente per Riso, il pallone è troppo largo, si spegne sul fondo, è rimessa per le maglie nere. Tuzzi va a far viaggiare il proprio compagno di squadra, passaggio di ritorno verso il 10 Polsinelli, pallone che poi non passa per Paniccia, si spegne in fallo laterale. Terreno non idealissimo per giocare a calcio a 5, ha piovuto tutta la mattinata a Formia, ha drenato il campo del Cassio. Intanto c'è l'errore di Zottola, ma esce Napolitano a chiudere qualsiasi varco. Si può ripartire con Faria. Formia che ormai è gli sgoccioli nel giocare su questo campo, dovrebbe ritornare nella stessa struttura di Marano. Intanto il tiro di prima intenzione di Cipriani, palla fuori. Riso per Faria, cercare Valerio di punta in avanti, tutto chiuso, però si riparte all'indietro con Cipriani, va a mettere in movimento Paniccia, ancora un pallone all'indietro, Paniccia cerca il triangolo, non si chiude, Riso non riesce a partire, poi Zottola larga il gioco a cercare l'appoggio su Valerio, pivot arretrato, va l'ultimo a cercare Faria in verticale per Zottola, fatica a tenere questo pallone in campo, palla che poi scivola in fallo laterale, rimessa che sarà per la formazione sorana. Pallone gestito dalle maglie nere, controllo di Cipriani, ancora un pallone che si infila nel mezzo, ma tranquillo Napolitano a gestire la sfera. Faria ancora a chiamare Valerio, fraseggio che però al momento non porta nessuna delle due squadre a cercare di impensierire seriamente i due portieri. Faria
palla che non passa, termina in fallo laterale, rimessa che sarà per lo stesso portoghese, maglia numero 10 di Riso, lascia sfilare il pallone ancora Faria per il proprio compagno di squadra, verticalizza, cercare Zottola, Zottola cerca lo spazio, potrebbe scagliare il tiro, nulla da fare, bloccato sul nascere il suo tentativo, poi recupera un ottimo pallone in questo caso Zottola per Faria, largo sulla sinistra, il pallone messo in mezzo, bella l'azione, non riesce Riso a correggere in maniera volante verso la porta, primo pensiero potremmo dire così per Tuzzi. Ancora punteggio però ad occhiale, non cambia la situazione. Un Sora che almeno in questo inizio di stagione non si è dimostrato un avversario irresistibile. Adesso Napolitano, pallone smorzato per lui, lo controlla Valerio. Faria a cercare Riso. Riso gioca ancora per il compagno di squadra. Valerio non riesce a far filtrare il pallone. Poi ancora un pallone lasciato scivolare via da Napolitano, che può tranquillamente gestire e ripartire con Valerio. Riso, ancora Valerio, Faria cerca lo scatto di Valerio ma preferisce giocare nello stretto, perde il pallone, il tiro di prima intenzione da parte di Polsinelli non la fare per lui, il pallone però è stato deviato in fallo laterale, quindi rimessa che sarà a favore della squadra ospite, anzi addirittura corner, c'è stato il tocco di Faria. Allora ancora un tentativo che si perde però largo oltre il fondo. Faria verticalizza subito cercando Zottola, si intromette però un giocatore della squadra ospite sul discorso palla, si tratta di Meglio, numero 9, Emanuele Meglio, era sfuggito in fase di trascrizione distinta. Intanto Riso in mezzo per Faria, non passa il pallone, allora subito tentativo di contropiede del Leggio, pallone disinnescato potremmo dire così da Valerio che va addirittura a cercare Riso, Zottola, serie di passaggi volanti che non riesce, Meglio il controllo, cerca il varco, Meglio non lo va a fare per lui, ultimo tocco però di Faria, quindi ancora rimessa laterale per la squadra ospite mentre si comincia a scaldare Vidigna per entrare in campo. Qui un tiro abbastanza velleitario di Cipriani, che quasi dal dischetto di centrocampo prova in pensiero di Napolitano, ma forse cercava un pallone che schizzasse via con il manto d'erba bagnato. Valerio intanto prova ad approfittarne in due tempi, Tuzzi. Ripartenza per Meglio, è pronto un cambio. Polsinelli ancora per Meglio, triangolo che non si chiude, Faria. Pallone che scivola via velocemente su un manto erboso che non è dei migliori come attacco. Intanto Faria, eccolo qui, il gol del portoghese. 1-0, cambia tutto Faria e porta in vantaggio i suoi con questo gol. Paolo Faria inventa praticamente sul passaggio di Valerio e trova la rete per il vantaggio dei suoi. Riparte il gioco, Polsinelli verticalizza, buono l'aggancio in mezzo di Paniccia, pallone ancora una volta perso però da Leggio. Vidigna è entrato ora in campo, gli ha fatto spazio Zottola, passaggio verso Riso, Vidigna il primo pallone toccato per lui, prova a puntare l'avversario, è il neoentrato Massaro che gli ruba però il pallone, riparte Polsinelli, va a cercare addirittura il tiro, palla deviata fuori, Meglio, palla che rimane lì, poi Valerio approfitta, prova a partire in velocità, c'è Faria sull'altro lato del campo, Valerio da solo in mezzo, Faria subito 2-0, 1-2, la coppia sforna un altro gol, 2-0 e si torna sul cerchio di centrocampo con Valerio che ha approfittato benissimo di una ripartenza, è partito come un accelerato, non ha badato a stazioni e poi ha servito in mezzo un pallone su cui Faria si è fatto subito trovare pronto e a correggere in rete. Polsinelli in avanti a cercare Meglio,
Meglio, cerca addirittura il tiro, pallone alto sopra la traversa di Napolitano. C'è stata la deviazione però del numero 22 di casa. Allora sarà ancora corner. Massaro, pallone che si spegne lì. Valerio, poi Vidigna, in mezzo a tanti uomini, riesce a far filtrare per Riso. Triangolo largo, ha capito tutto Paniccia, che riesce a intervenire in qualche modo. Ancora Riso, guadagna il pallone, prova a puntare, un 2 contro 1. Vidigna in mezzo, c'è Riso, ci mette un piede Tuzzi e salva i suoi dal 3-0. Poi meglio dall'altra parte, risponde presente in questo caso Napolitano. Pallone battuto, meglio cercare Massaro, un po' in affanno su questo pallone, scivolato via. Sora che non è a proprio agio a giocare su questo tipo di manto. Va fuori Paniccia, va dentro Baldassarra. Parte Riso, palla a piede, prende in controtempo Valerio. Faria, va il portoghese, fa spazio Vidigna, preferisce giocarla su Valerio. Tutto chiuso, allora si riparte da Riso, verticalizza sulla propria fascia verso Vidigna, non passa però il pallone su quel lato. All'indietro per Riso, già giocato il pallone, ancora Faria, potrebbe addirittura calciare da quella posizione, preferisce cercare corto Riso, lo scambio e poi il pallone alto, per poco firmava la tripletta Faria. Ora Faria, bello il controllo in questo caso, il due dell'avversario, poi palla c'è, palla non c'è, cade a terra, rimessa laterale però per la squadra ospite. Bello il gioco di prestigio del portoghese, che adesso chiede il cambio, va fuori lui, entra Pernice, subito servito, rientra anche da un infortunio Pernice, intanto Riso non si intende con Vidigna, qui c'è il fallo da parte di Riso probabilmente. È stato bello il pallone di Riso, che però non ha trovato compagni pronti a intervenire e a rimboccare il pallone verso la porta. Ci sarà da battere il calcio di punizione sul pallone, c'è Emanuele Meglio. Si studia geometria in tribuna mentre qui Napolitano mette fuori su questo calcio di punizione. Ancora il corner battuto, risponde presente il portiere di casa, fa capire al neo arrivato che comunque non sarà facile prendersi lo spazio tra quei pali. Pallone giocato verso Riso, avanti il tocco per Pernice, Pernice prova a trovare spazio, il dive back che non si concretizza per Vidigna, Riso, ancora Pernice, bello lo scavetto, il pallone però termina fuori, c'è stato il tocco di Massaro, Riso, cercare Valerio che funge da ultimo, cercare ancora Pernice, praticamente ci si muove tantissimo l'Heracles in questo frangente. Lo scavetto per Pernice, bello lo stop a seguire, qui supera l'avversario Massaro ma l'arbitro non lo accontenta, cercava forse il fallo. Poi lanciato in avanti, meglio lo scambio, poi la chiusura di Napolitano, fa su il pallone il numero 22, può far ripartire allora per Vidigna, portoghese prova a dare dentro il pallone, cerca Valerio, ancora Riso che viene dietro a prendersi il pallone. Riso per Vidigna, lo scambio dei due, poi ancora Valerio, si dialoga per cercare di stranare il leggio. Bello questo scambio, Riso preferisce però partire ancora da dietro Vidigna, anzi era Pernice. Riso qui, pallone ghiotto, Massaro se ne impadronisce, prova a partire col baricentro basso, il tiro di piede Napolitano. Riconquistata la sfera da Riso, siamo già al 12esimo, 2-0, doppietta di Faria. Valerio non riesce a partire questa volta, c'è la chiusura ed entra in campo adesso Baldassarra, si tratta di Filippo questa volta. Pernice, Riso, Vidigna, lo scavetto, bello il sombrero a seguire, lo stop, poi la mette sul sinistro, Paratuzzi, spot per il calcio 5, quello che ha appena fatto Vidigna, sombrero e poi tiro, bravo il portiere a intervenire.
Pallone ghiotto per Riso, preferisce stopparlo, lo gioca, però si rimpadronisce la sfera meglio. Subito avanti il Sora, ritorna però Riso sulla sfera, quasi da ultimo. Riso parte in velocità, il tiro para Tuzzi. Era presente il portiere del Sora su questo pallone. E ancora corner, all'indietro verso Valerio, potrebbe tirare, lo fa, para Tuzzi. Arriva Riso, più lesto di tutti, si riparte con Vidigna, ancora per Valerio, gioca palla all'Heracles, cercare Vidigna, bello lo stop a seguire, ancora Vidigna, in mezzo a due uomini, la porta sul sinistro, in mezzo Tuzzi, para, poi arriva Pernice, ci sarà corner, è un Vidigna formato promotional, tante le sue giocate, si sembra quasi esaltarsi il portoghese su questo campo bagnato. Ricorda tanto il campo delle partite di calcetto improvvisate nel post pioggia per recuperare la partita benché piova. Fatto sta che l'Heracle ha trovato praticamente tutti i tipi di campo e tutte le condizioni climatiche su questo manto di Via Cassio. Riso verso Vidigna. Ancora Vidigna qui, pallone parte e va via. Pronta ad entrare Faria, la rimessa sarà di Polsinelli, dovrebbe uscire Riso alla prossima per far spazio a Faria, meglio non riesce a far partire il pallone, è un po' calato in questo frangente di gioco, meglio confronto all'inizio. Valdassarra lancia in avanti, preda di Pernice. Ancora il pallone però resta nella metà campo della Reggio Sora. Vidigna, passaggio verso Riso, prova a cercare lo stacco Riso, non riesce a portare il pallone a passeggio, palla che però è terminata fuori, rimessa che sarà per gli ospiti, anzi no, per Riso, c'è stato il tocco. Pallone verso Valerio. La gioca l'Heracles, bianco-blu a cercare Valerio, tiene distanza meglio, dietro ancora per Riso, è ben rintanato il Leggio Sora, qui non passa, il pallone si perde. Polsinelli in avanti, Baldassarra, Riso non riesce a partire per un attimo, poi palla che scappa via, ritorna Polsinelli sul pallone, in avanti il suggerimento buono per il controllo e il fallo subito da Cipriani. Commesso Valerio il fallo. Sale a due anche per il computo dei falli adesso l'Heracles. Sfera che sarà da giocare per meglio. Numero 9, mentre siamo già oltre il giro di boa del primo tempo. Meglio non cercherà la porta in questo caso, l'azione giocata, para in due tempi, ancora una volta Napolitano si è fatto male il portiere di casa, intanto è entrato Faria, uscito Riso per rifiatare, si scalda di palma, sembra non aver subito però danni il portiere napolitano. Tempo che non aiuta i giocatori quando si gioca all'aperto, perché la temperatura fredda può andare a incidere tantissimo a livello dei muscoli. Faria, tralasciamo la Serie A, il calcio a 5 è un'altra cosa, il calcio a 5 si gioca indoor nelle grandi categorie. Tanto Pernice mette fuori, meglio da boa in questo frangente, risponde presente ancora una volta Napolitano, riuscito a intervenire su questo pallone, poi il tiro di Cipriani alto sopra la traversa, si scalda ancora di palma, non è ancora rientrato l'allarme per il portiere,
Ha giocato di meglio, cerca lo scavetto, si chiude con Polsinelli. Palla che però non arriva in mezzo, poi si riparte con Valerio. C'è Vidigna sul lato opposto, lo serve. Vidigna cerca l'accelerazione, Valerio. Pallone che parte proprio verso Vidigna, prova a mettere dall'altra parte, ma non può arrivarci Pernice. Allora Polsinelli, bella la risposta difensiva di Valerio. Poi Cipriani in qualche modo si prende il pallone. E qui cadono in due, palla messa fuori. Attenzione che su questi interventi si scivola, i giocatori non possono essere padroni del proprio equilibrio. Time out, tutti in panca. Allora chiama i suoi Cardillo. 2-0 al momento, i gol sono stati al settimo di Faria e all'ottavo la doppietta firmata dal portoghese, mentre qui l'arbitro va a richiamare un giocatore del Legio che si era spostato dalla propria posizione. Sicuramente Cardillo contento dell'operato dei suoi, ma al momento il punteggio di 2-0 non lascia tranquillità all'Heracles. Termina il time out, in campo le due formazioni. Meglio che ha avanzato la propria posizione, adesso va spesso e volentieri a trovarsi verso l'area di Napolitano, mentre si è rifermato Di Palma. Però restituito da Faria sportivamente, allora si riparte con il gioco guidato da Tuzzi per Baldassarre. A cui Vidigna non riesce ad avere una buona appeal sul pallone. Polsinelli per Meglio in avanti, sfera da dimenticare in questo caso. Palla che ripartirà per la squadra in maglia nera, Meglio cercava il varco per calciare, poi si prende il pallone e tira Cipriani, che fin qui ha fatto solo questo praticamente, appena recupera il pallone cerca la porta, scaturisce un corner. Qui Meglio non riesce a dare potenza al pallone, Vidigna lo stop a seguire, riesce a tenere l'equilibrio. Poi si riparte dall'altra parte, il tiro di Meglio, alto, oltre la traversa. Rischia qualcosa sulle ripartenze l'Heracles in questo caso. Faria verso Valerio. Ancora Vidigna. Verticalizza a cercare proprio Faria, il pallone appoggiato lì, Vidigna! Tuzzi risponde presente, poi il palo di Vidigna. Bella l'azione, tutta portoghese. Pallone che si è stampato ora sul palo. Adesso Meglio prova a impensierire Napolitano, preferisce ripartire poi per Baldassarre. Il tiro abbastanza accademico in questo caso di Baldassarre, che forse deve creare qualcosa in più se vuole impensierire Napolitano da quella parte di campo. Va Napolitano a lanciare lungo, Pernice lo stop a seguire, tiene palla, non ci sono compagni però che lo accompagnano, anche perché è un modo diverso di ragionare quello tra Faria, Riso e Vidigna e Pernice. Pernice che ha giocato benissimo a calcio, ma il calcio 5 è un'altra cosa, i lanci lunghi ci sono, ma lì o concludi e ti rapporta o non appoggi perché il compagno non ti ha accompagnato. Il calcio 5 è tutto un movimento diverso, quasi una giocata a scacchi. Riso fatta proprio di questi passaggi andati a tessere mano a mano. Pallone verso Zottola, si è sovrapposto Riso, servito, non aggancia bene. Palla gestita da Leggio,
meglio, prova in qualche modo a portare il pallone in avanti, ultimo tocco dei biancocelesti, qui il pallone e il palo a parte del numero 17 Paniccia, palo pieno. Vidigna non riesce a far partire, poi Napolitano lanciare per Zottola, tiene giù il pallone Zottola in questo caso, cerca un varco, preferisce ripartire da Vidigna, da Faria, tiro di Faria, alza oltre la traversa il portiere, ci sarà un corner in mezzo all'area, c'è praticamente solo Zottola, Vidigna torna dietro, appoggio sul riso, pallone controllato da Zottola verso Faria, bello l'aggancio in mezzo, c'è Vidigna, Faria preferisce sfruttare il pallone per una rimessa laterale, ancora corner, Riso per Faria, l'aggancio a seguire, il tiro e qui non ci arriva per poco Riso, deve essere un'altra bella correzione in porta. Tuzzi avanti verso compagno di squadra, si trattava di Paniccia, meglio tutto schierato l'Heracles in questo frangente. Faria non riesce a sradicare il pallone, rimessa che sarà per la squadra di casa, Faria verso Riso, 5 più recupero praticamente, ancora da giocare. Zottola verticalizza proprio per Faria, prova ad inventare, preferisce ripartire dietro da Riso, c'è Vidigna sull'altro lato, Vidigna ancora, il passaggio verso Zottola, palla che si spegne e si riaccende adesso con Riso, scambio dei due, Zottola pivot arretra per appoggiare i propri compagni, poi Faria, bello il passaggio di tacco verso Vidigna, Riso si chiude un triangolo improbabile ma si chiude, Vidigna in mezzo per Zottola, traversa piena, pallone che forse è entrato, forse non è entrato, fatto sta che l'arbitro non ha segnato il gol. Bella la traversa presa da Zottola. Faria cerca lo scavetto, non può intendersi con Riso, cercava però la distanza il portoghese, non concessa al direttore di gara. Polsinelli per meglio il tiro, si perde sul fondo. Sora che se stessimo giocando a basket avrebbe tirato solo da tre in questo frangente. Vidigna in mezzo, non ci arriva Zottola, bello il passaggio ma non arriva all'appuntamento. Vincenzo Zottola, maglia numero 5, Riso, pallone che spiove tra i piedi di meglio, poi Napolitano tutto solo può governare questa sfera. Zottola verso Vidigna, qui sbaglia Vidigna, quasi un tiro in porta il suo stop a seguire. Controllo di Vidigna che gioca il pallone per i suoi. Faria chiama a supporto proprio Vidigna, va il numero 7, lo scambio fra i portoghesi, cerca il movimento sulla destra, finisce a giocarla sul Riso, c'è il tocco non sanzionato come fallo di mano da parte di Paniccia, poi pallone che si perde fuori. La giocata verso Polsinelli, si intromette sul pallone Riso, preferisce prendersi il fallo laterale, il Giusori in questo caso, Massaro all'indietro per Polsinelli, poi Faria, bello il tunnel, poi Vidigna, ancora per Faria, c'è il gol, tripletta di Faria ed è 3-0. Si torna in mezzo e c'è l'applauso per Paolo Faria. Spazio adesso per Diana, fuori Zottola,
Cambia qualcosa mister Cardillo adesso, dando un po' di riposo anche a Vincenzo Zottola. 3-0 su un Leggio Solara non irresistibile fin qui. Meglio controllo del giocatore, poi va a cercare la porta, ma più per mancanza di opzioni che per voglia di andare a calciare in pensierino napolitano. Faria prova a verticalizzare per Diana, palla che non passa, possibilità di 2 contro 1. Riso, la parata adesso da parte di Napolitano. Il corner qui che si spegne oltre la metà campo. Due minuti al trentesimo. Vidigna ancora dietro da Riso, il passaggio di Fino per Faria, ancora tocco di suola tra i due. Vidigna l'apertura, lo stop a seguire, esce Tuzzi in anticipo, Faria, la porta è vuota ma non riesce a metterla dentro. Buono, eh sì, buono, perché ha fatto una bella giocata Faria, se entrava era un bellissimo collasso, potremmo dire così. Tanto Diana la mette fuori. Tanto pallone che spiova in mezzo, il Zorra prova, poi Faria preferisce metterla in corner, sbrogliare così la matassa ed evitare altre problematiche. La battuta è qui meglio, spara altissimo sopra la traversa. Riso si propone del servito Vidigna, c'è in mezzo Diana, Vidigna, c'è Faria. Fermo lì, attende il pallone, serve per Diana, qui non aggancia. Prossimi al trentesimo, Tuzzi, Polsinelli, lancio in avanti e qui si perde il pallone fuori. Pallone giocato da Faria, Diana sulla verticale, messo fuori con il tocco di Baldassarra. Faria va a giocarla, 3-0 il risultato, la tripletta di quel numero 10 che vedete lì. Va Faria, Paolo per Riso, dialoga verso Diana, c'è Vidigna sulla stessa fascia, pallone sul limite e poi Riso, palla fuori e rimessa che sarà per Napolitano, ancora per Faria. Colpo di tacco per Diana, non riesce a far passare il pallone. Diana si accontenta del fallo laterale, messa già battuta verso Faria, ma l'arbitro dice che può bastare così per chiudere questo primo tempo al 31esimo minuto. 3-0 praticamente, Faria protagonista in campo, gol al 7, 8 e 28esimo minuto. A risentirci per la ripresa. Pronto per iniziare la seconda parte di questa partita. L'arbitro dà ora il via alla gara. Heracles che attaccherà a sinistra verso destra dei teleschermi, sopra di 3 gol la squadra di casa. Qui c'è una reazione di Vidigna nei confronti di Meglio che gli ha chiuso il varco. Che sarà giocato dal Leggio in avanti, stop a seguire di Baldassarra, palla in avanti, si perde sul fondo. Riso, controllo del giocatore dell'Heracles, dice di no a Valerio
che stava scattando, preferisce giocarla sul corto. Adesso Vidigna lo tende meglio, pallone rubato, può avanzare adesso Cipriani, non si intende con il compagno. Rimessa laterale per il Leggio, pallone toccato lì, palla che però è terminata fuori sul tocco da parte di Polsinelli. Arriva Riso, la giocherà proprio Riso su quel punto, poi Pernice, Vidigna, Valerio e Riso, i giocatori di movimento per l'Heracles. Dall'altra parte c'è Polsinelli, poi il numero 20 Cipriani, meglio adesso in possesso di palla, prova a caricare il destro, è chiuso da Valerio e per completare il quadro Baldassarra Matteo. Tanto qui errore abbastanza grossolano del Leggio Sora. Valerio, e qui quasi non trova il gol Cipriani. Questo pallone non disimpegnato al massimo da parte dell'Heracles, che gioca spesso e volentieri palla a piede davanti alla propria porta, ma ovviamente ha buoni palleggiatori. La mette fuori Riso e consegna di nuovo pallone agli avversari. Meglio va il numero 9 per Polsinelli, cerca il varco Polsinelli, ma si è ancora lì fermi. Poi qui un pallone servito per Riso, si ferma il numero 6, poi Pernice, si riparte con Vidigna, Valerio, ancora Vidigna, lo scambio per la squadra di casa, poi Riso, il tiro rimpallato, sfugge via Cipriani, poi in qualche modo il pallone torna all'Heracles, Vidigna per il tiro di Riso, ma si è fatto male Vidigna, brutto intervento in scivolata da parte di Meglio. Ma sta a terra Vidigna. Arriva un po' di ghiaccio per la ferita di Vidigna, ma soccorso addirittura dal dirigente del Sora. Si alza Vidigna, prova a testare la gamba, ma non è al meglio Vidigna in questa uscita. Non mi è tanto piaciuta questa reazione della panchina dell'Heracles. Nessuno si è alzato per andare ad aiutare il compagno. Non si fa così, mi dispiace. Mi è piaciuto il dirigente accompagnatore che si è alzato e è andato a vedere il dirigente accompagnatore della squadra ospite, che si è alzato e adesso sta accompagnando Vidigna fuori, però non mi è piaciuto che nessuno della panca dell'Heracles sia andato lì ad aiutare proprio proprio giocatore, anzi pallone che ripartirà per la squadra ospite, che dovrà difendere su questa palla. Si è accomodato fuori dal rettangolo di gioco Vidigna. Calcio di punizione, il tiro di Valerio, palla che rimane lì, poi riparte il Leggio Sora, pallone controllato da Cipriani, cade giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara, nulla da segnalare. Riso
Possesso di palla, può partire lui. Scambio verso Valerio. Zottola ancora a cercare Valerio, pallone lungo, si perde fuori. Poi qui scivola sulla palla Pernice. C'è il fallo proprio di Pernice. Campo che ha retto fin qui, ma sembra che a posto di asciugarsi sia diventato ancora più scivoloso. Calcio di punizione per il Legio Sora. Calcio di punizione, una posizione interessante. Però è controllato e messo in mezzo, nulla da fare per la squadra ospite. Sicuramente perde un protagonista questa partita con l'uscita di Vidigna. Valerio verso Riso, ancora Valerio, palla che rimane lì, c'è il fallo di mano del giocatore. Riso verso Pernice, gara che si è un po' seduta in questo frangente. Zottola il passaggio, si perde nel vuoto. Però è buttato sul fondo dal Legio Sora. Valerio 3-0 al momento, decide Faria. Pernice. È controllato e poi termina fuori. Sangue per Vidigna dal ginocchio. Pallone che arriva a Tuzzi, poi il controllo ancora messo in mezzo, un po' di bagarro, il tiro, c'è il gol. 8 e 27 praticamente del secondo tempo. Il Sora va a segno con Polsinelli, il numero 17, anzi Paniccia. 3-1. Sora che prova a rialzare la testa adesso, meglio, pallone verso Zottola però. Fine il proprio impeto, c'è Cipriani su di lui, deve ripartire dietro da Valerio. Pernice, scambio con Zottola, pallone che torna indietro da Riso. Quella Zottola torna indietro proprio da Riso, passaggio per Pernice. Valerio può ripartire, Polsinelli, poi la chiusura di Zottola. 3-1, subito il gol al nono minuto praticamente. L'Eracles che adesso sembra un po' sotto attacco da parte del Legio Sora, che si è un po' svegliato. Gara che non è memorabile, potremmo dire così, non è la partita delle partite, ma ovviamente intanto qui c'è l'errore di Riso, palla che resta lì, controllo di Pernice, ammaestra il pallone, poi sfera fuori per Riso e ripartenza che sarà del Legio Sora. Stava andando via, anzi no, rimessa laterale proprio per l'Eracles. Lancio in avanti verso Pernice, lo stop a seguire. Qui c'è fallo commesso da Pernice. La ripartenza del Legio, meglio, e poi in due tempi Napolitano lo stop su questo pallone. Serve per Riso, Zottola. Perde la sfera Zottola, rimessa che però sarà per lui. Ancora 20 minuti. Quasi di sofferenza potremmo dire, perché la partita è molto ferma, molto bloccata. Tutto ricorda tranne che una partita di alto livello, mi spiace dirlo. Valerio dovrebbe caricare il destro, lo fa, il tiro, sponde presente Tuzzi.
prova a mettere un po' di qualità adesso Cardillo, mandando in campo Faria. Riso cercare Valerio, servito adesso Faria, controllo di suolo dei ripartiti di Napolitano. Riso verso Zottola, controllo di Zottola, ancora Zottola, porta a passeggio la sfera, poi riparte all'indietro da Riso. Faria verso Valerio, si libera dell'avversario, potrebbe metterla verso Zottola, il passaggio ancora per Valerio, nulla da fare, non si concretizza lo scambio. Va fuori il numero 20 Cipriani, in campo il numero 8 Cirelli, esordio in questa gara. Intanto il controllo da parte di Paniccia in due tempi, para Napolitano, poi Faria, si riparte verso Valerio, attaccato da Cirelli, Zottola in mezzo per Valerio, palla sul fondo, rimessa che è stata da calcio d'angolo, da giocare per l'Heracles. Calcio d'angolo, Faria, pallone messo di lato, controllo verso Zottola, ancora dietro per Riso, Faria verso Valerio, ancora Riso, qui non si intende con il compagno che forse deve tagliare sulla stessa linea, pallone giocato verso Cirelli, il tiro di Polsinelli alto sopra la traversa. La giocherà Napolitano quando siamo giunti al 13° minuto. Zottola con un passaggio per Valerio. Faria, verticale per Valerio, esce Tuzzi, anticipa tutti. Faria, avanti per Valerio, cerca il triangolo che non si conclude. Ora si ripartirà all'indietro, va ancora Valerio sul punto di battuta a cercare Riso. Valerio verso Faria, servito Riso tra le linee, tutto chiuso, lo preferisce giocare su Zottola, interviene Cirelli, c'è Valerio, cerca il varco, Valerio si incaponisce ma non passa, sono quasi tutte maglie nere in quella zona di campo. Faria recupera un ottimo pallone, Faria impensierisce il portiere ma para Tuzzi. C'è corner da giocare, in giro da Valerio, Faria prova a tirare la parata ancora di Tuzzi, c'è lo show adesso del portiere del Leggio Sora che sta rispondendo no più volte all'Heracles. Qui palla che scappa via, si arrabbia Faria ma nulla da fare. Dall'altra parte Cirelli, rimessa conquistata da Riso, Faria con calma, il portoghese la gioca a corto verso Riso, lo scavetto che non passa. Time out, tutti in panca. In panchina per ragionare quando siamo al 15° a metà partita di questo secondo tempo. Sicuramente Zora ha trovato il gol della bandiera ma al momento non è che possa essere contentissima la squadra sorana di come è andata la gara, non sarei contento neanche se fossi Andrea Cardillo al momento, che è vero sì che si sta vincendo una partita ma è una partita che si vince senza motivazione, soprattutto senza un bel gioco, perché non me ne vogliano ma i giocatori dell'Heracles non hanno giocato bene a parte qualche sprazzo. L'importante è vincere in certi casi e soprattutto non dipende da come lo fai ma l'importante è che lo fai,
servono i punti in campionato, i tre punti che sono sempre fondamentali, però per una squadra che punta a vincere il campionato sicuramente mi attendevo un qualcosa di più, qualcosina di meglio dal punto di vista del gioco quest'oggi. Sotto avverso Riso, poi Valerio non riesce a intervenire su questo pallone, serie di colpi di testa, poi Valerio lo mette giù, prova a tirare, incrocia male in questo caso, palla fuori, bravo a crearsi l'occasione Valerio, ma non ha impensierito Tuzzi, controllo di meglio Cirelli e poi tutto al volo, ma fuori, per un attimo ci eravamo illusi di vedere qualcosa di speciale. Controllo di Zottola, prova a puntare, saluta e se ne va, Zottola potrebbe mettere in mezzo, c'è Faria in mezzo ma spinge la difesa, si è fatto male Tuzzi in questo caso, mette la palla fuori, si è rialzato Tuzzi, sembra nulla di grave per lui. Corner battuto, lo lascia sul posto Faria con sportività. Già dall'altra parte la sfera, prova a rincorrere Cirelli, non da fare. Riso chiede la distanza, servito per Zottola, poi si ritorna dietro ancora per Valerio. Faria, due uomini a chiudere le possibilità di passaggio, va a trovare Valerio dall'altra parte che deve compiti straordinari ma ci arriva, poi palla fuori, rimessa laterale che sarà dell'Heracles che rimane in attacco. La battuta di Valerio, poi Zottola ancora per Faria, c'era Riso dietro, preferisce cercare Valerio, non riesce a giocarla il capitano dell'Heracles. Va a tirare la squadra ospite del Leggio, la chiusura di Riso, bello lo scambio della formazione del Leggio, poi palla fuori, chiedeva il fallo Riso, non va a fare, poi meglio il tiro del palo, colpito da meglio. Si salva questa volta Napolitano, mancato pochissimo per trovare il 3-2 che avrebbe riaperto praticamente e clamorosamente la partita. Non deve permettersi l'Eracle di subire gol, trovare il pareggio, il segno X. Bisogna portare a casa i tre punti quest'oggi per la squadra del presidente Costa. Giro palla, Cirelli, il tiro fuori. Rimessa già battuta Napolitano, va fuori Valerio, dentro Cannavale. Guarda che si spegne fuori. Zottola, il passaggio verso Cannavale, poi Riso, controllo di Faria, il pallone ghiotto in mezzo, stop non benissimo di Baldassarra. Riso cerca il varco, qui c'è fallo su di lui, l'arbitro concede il corner. Pallone controllato da meglio, prova l'acrobazia. Terminata fuori la sfera per meglio. Va Riso in avanti, il pallone per lui, potrebbe tirare, lo fa Tuzzi. La sua parata. Pallone verso Napolitano, si spegne, può ripartire Cannavale, verso Riso, Zottola non controlla benissimo su questa palla,
il tiro di Baldassarra, pallone altissimo sopra la traversa. Zottola sfugge bene al controllo, il tiro, Tuzzi si supera in questo caso, para bene. Portiere del Leggio chiama lo schema adesso Faria. Zottola carica il destro, non da fare, pallone rimpallato. Napolitano può tranquillamente gestire e far ripartire i suoi. In avanti verso Zottola, si apposta bene, palla messa in mezzo, Tuzzi deve uscire con i piedi, fa partire Cirelli dall'altra parte per Polsinelli, anzi Paniccia, Frater, Riso, non c'è fallo, Faria, e qui sbaglia Faria, è una notizia anche questa che sbaglia Faria, uno dei giocatori con più classe adesso sul manto erboso. Tiro, e qui corre qualche rischio la porta dell'Heracles. Faria verso Riso, controllo di Riso, porta a passeggio il pallone e qui c'è il fallo quasi chiamato da Riso, l'arbitro molto all'inglese. C'è il fallo del Leggio Sore, quindi si ripartirà con il pallone giocato da Faria. Riso si prova a scappare via, non passa Faria, poi c'è il fallo di Faria e qui c'è la munizione per il portoghese. Pallone che sarà da battere per il Leggio Sora da una posizione abbastanza importante. Baldassarra verso Napolitano. Solo Cannavale, stoico in barriera. Tiro di Baldassarra, c'è il gol! Gol! 23 esimo Baldassarra 3-2 e adesso sarà una guerra per i prossimi 8 minuti da giocare, anche perché il Leggio Sora vede il traguardo del pareggio 3-2. Riso per Faria, un po' addormente l'Heracles. Avanti di Cannavale, non la fare, Tuzzi chiude bene, è molto più Sora che Heracles in questo secondo tempo. Passa il pallone ma la rimessa è dell'Heracles. Riso verso Cannavale, passaggio ancora per Riso, si perde il pallone, interviene su di lui Paniccia. Messa laterale che sta ancora per la squadra ospite. Baldassarra, la chiusura di Riso, palla fuori, rimessa ancora per il Leggio. Cirelli verticalizza verso Paniccia, quindi concede spazio Cannavale, poi la chiusura verso Baldassarra, può ripartire Faria, bisogna segnare il gol per allontanare il Leggio. Faria, ancora un colpo di classe, c'è gol! Faria! L'abbiamo detto che era il giocatore con i piedi migliori in campo. E qui si prende tutti gli applausi, Paolo Faria. Fatto un ottimo gol, dimostrato praticamente di poter giocare da solo, nascosto il pallone, ha mandato a vuoto due avversari, poi ha trafitto Tuzzi. Riso, il pallone per lui, c'è Cannavale, non passa però il pallone, guarda Baldassarra verso il numero 17 Paniccia, si comincia a far nero il cielo sopra al Cassio.
da giocare, ci sono 4 minuti più recupero. Da giocare la Cannavale. Fabio, dai e vai! Vai Fabio! Cannavale! Dai e vai Fabio! Parte il pallone. Controllo di Faria. Si propone, non viene servito Cannavale, preferisce giocarla sul riso. Ancora Faria, in mezzo c'è Valerio, servito, c'è Cannavale sulla destra. Ancora una volta non viene sentito. Riso non riesce a scappare. Controllo da parte di Polsinelli, palla fuori da Polsinelli verso Meglio. Esce e può governare il pallone napolitano. Valerio per Cannavale, la fascia non passa, la sfera per lui, rimessa ancora per il Leggio, 4-2 il punteggio. Tiro di Meglio chiuso da Faria, qui il passaggio era un po' troppo pretestuoso, potremmo dirlo così, era di classe ma poteva arrivarci Cannavale. Si perde poi questo attacco del Leggio mentre arriva il momento di Diana, mandare anche lui in campo di nuovo dentro. Faria lo scavetta a cercare Riso, pallone che però parte troppo alto, fuori Cannavale, dentro Diana, staffetta tra i due under, potremmo dire così, della squadra ospite, della squadra di casa, scusate. Pallone in mezzo, Faria spazza via, Tuzzi era fuori dai pali ma troppo lento il tiro. 29esimo minuto di gioco, palla in avanti che si perde però fuori. Rimessa che sarà da giocare per Faria, va a cercare Riso. Riso gli ruba il pallone, panicciano poi Polsinelli. Faria evita il gol degli avversari, gol che avrebbe rimesso di nuovo in discussione tutto. Qui c'è ancora una parata di Napolitano e qui arriva il gol, 4-3. Credo che l'abbia fatto il numero 10, non ho visto bene, ma Polsinelli, lo diamo a lui, anche perché non si è capito un granché questa azione. 4-3. Faria prova a salutare gli avversari ma saluta anche il pallone che va fuori. 29esimo minuto ormai che si è consumato, siamo alle soglie del 30esimo. Tuzzi, anche lui da manforte per cercare di recuperare il gol che manca per mettere il segno X tra le due formazioni. Rimessa per l'Heracles, Diana, ancora Diana, porta a passeggio il pallone, poi si dimentica della sfera, pallone che torna a Tuzzi. Scivola il pallone verso Polsinelli, non riesce a gestire il pallone il numero 17, si trattava di Paniccia. Lancio lungo, non ci arriva per pochissimo Diana. Tiro di Tuzzi, Napolitano. Passaggio di Napolitano, Meglio ci mette la testa. Passaggio ancora per Meglio, poi Valerio spazza fuori, dovrebbe essere rimessa per l'Heracles, non è così per il direttore di gara. Ancora Meglio, prova a prendersi il tiro, la chiusura di Riso, Tuzzi prova a salire anche lui per aumentare il numero di giocatori in avanti. Il tiro di Tuzzi, Riso da casa praticamente, fuori. Stava per punire Tuzzi. Rimessa che sarà dell'Eggio Sora. Pallone verso Diana, non passa però la sfera. A caccia del pallone Paniccia. Paniccia, il Sora adesso deve cercare il tutto e per tutto. Valerio, lo scavetto per Faria, il pallonetto su Tuzzi, proprio da parte di Meglio. Palla che termina fuori però. Siamo già nel recupero. Minuto di recupero che è già passato. Riso
saluta l'avversario, pallone tenuto in campo per Riso, mette in mezzo la chiusura di Cirelli, attenzione alla ripartenza, ultimo sforzo Valerio, l'arbitro dice che può bastare così, finisce la partita in questo frangente 4-3, battuto il Sora. Il gol dopo la tripletta di Faria, il quarto gol nel secondo tempo per il 4-2, sempre il portoghese. Poi dall'altra parte Paniccia, Baldassarra e Polsinelli per la squadra ospite del Leggio Sora. Paolo Faria, complimenti, perché questa partita l'hai vinta con la squadra, ma è molto merito tuo quello che si è visto in campo, e soprattutto l'ultimo gol dimostra che il pallone c'è, non c'è, i giocatori avversari forse non hanno capito dove era la palla e tu hai messo dentro il pallone. Prima di tutto grazie per i complimenti, questo è un lavoro di tutta la settimana, abbiamo lavorato, sto qua per fare giocare calcio a 5 come ti ha detto prima. È un lavoro della squadra, oggi è stato io, la prossima volta sicuramente vai a essere un altro, come ti ha detto è un lavoro di squadra. Prossima, era importante prima di tutto giocare e vincere oggi, perché la classifica lì davanti si sta facendo complicata, il Frosinone sembra non fermarsi mai e per rimanere in scia l'Eracle era quasi impegnato a dover vincere. Sì, sappiamo che stiamo a 8 punti da loro, abbiamo sbagliato 3 partite di fila. Però ancora sappiamo che sulla carta abbiamo una partita sulla carta facile, però nessuna partita è facile, come hai visto oggi. Flora Sora è venuto qua per fare la sua partita, meno male che abbiamo vinto noi. Speriamo che a Frosinone sbagli una partita prima di giocare contro di noi. Anche perché sennò il campionato sarebbe piatto. Prossima giornata c'è il Flora, altra squadra che non naviga bene in classifica, ma come tutte le partite bisogna giocarle. Sì, sicuramente, come ti ha detto prima, tutta la squadra vuole vincere da noi, prima che siamo una squadra con ancora arrivato un altro straniero, siamo 3 stranieri, siamo una squadra, penso io che siamo forti, però dobbiamo lavorare prima della settimana, dobbiamo vedere come loro giocano e sabato prossimo sicuramente andiamo là per pigliare 3 punti. In settimana si gioca il recupero della Coppa, speriamo di giocarlo su un campo che può mettere in mostra quelle che sono le qualità non solo dei portoghesi ma anche di Riso e compagni, perché sicuramente perdete su un campo del genere, giocare sul parquet, giocare al coperto è molto differente. Completamente diverso, perché in Portogallo, come ha detto la mia squadra, parlo con tutti, i bambini di 8-9 anni non giocano calcio a 5 in questo campo aperto, giocano chiuso, come tu vedi è completamente diverso. Speriamo la partita di ritorno fare bene, abbiamo vinto là una partita difficile contro una squadra bellissima come Zaccarolo, ma giochiamo a casa, dobbiamo vincere. Andrea Cardillo, servivano punti con il Sora, sono arrivati, giustamente non è stata una bellissima partita, l'ho detto in fase di cronaca, ma certe volte bisogna essere più concreti che belli. Sì, ma noi non siamo stati né belli né concreti, forse siamo stati un po' belli i primi 15-20 minuti, veramente potevamo chiudere la partita, ma secondo me è una squadra inguardabile, non c'è stato un filo logico durante la nostra partita. A un certo punto si giocava a ping pong, un'azione da destra e un'azione a sinistra, e così non va bene, così non si crescerà mai e non andiamo da nessuna parte in questo modo. Dobbiamo farci tutti un bagno di umiltà e dobbiamo soprattutto guardare dentro la coscienza e capire quali sono stati gli errori e quali sono le cose tante che purtroppo non vanno. E ormai prossimo il ritorno al coperto, calcio 5 è indoor, mi spiace dirlo a chiunque la pensi differentemente, ma voi dentro al campo con il parquet guadagnate tantissimo. Ma paradossalmente noi le partite più belle le abbiamo fatte nel palazzetto di fondi e le abbiamo fatte in coppa sempre sul parquet a Zaccarolo. Purtroppo il campo
per le nostre qualità tecniche ci penalizza perché tante giocate tecniche non le possiamo fare, contromovimenti e uno contro uno, siamo in difficoltà sul campo in erba, come questo, come tutti i campi in erba, però purtroppo ci sono tanti campi all'aperto, noi al momento abbiamo questo impianto che ci sta ospitando anche in maniera molto, molto gentile e molto, molto professionale, per cui non possiamo lamentarci. Probabilmente ritorneremo a giocare nel palazzetto, ma oggi il problema non è sicuramente il parquet o il palazzetto, oggi è sicuramente ritrovare uno spirito di gruppo, uno spirito di squadra che purtroppo oggi non c'è stato, a differenza di Fondi, oggi non c'è stato. Bisogna guardare meno probabilmente alla gloria personale, più al bene della squadra, io lo dico sempre. E non è importante il nome che c'è dietro la maglietta, ma è importante il nome che c'è davanti alla maglietta, quello stemma per cui, quella maglia per cui tu dovresti dare tutto quello che hai fino all'ultima goccia di sudore. Prossimo avversario, il Flora 92, anche in questo caso bisogna fare punti perché la classifica là in alto viaggia a un ritmo forsennato, Frosinone non si è fermato mai fin qui. Sì, Frosinone ha fatto in play-in, sapevamo che era una squadra costruita per vincere e noi dobbiamo essere bravi a rimanere attaccati al gruppo delle 4-5 squadre e poi cercare di migliorare il nostro cammino nel girone di ritorno. Adesso è importante incamerare più punti possibili, poi vediamo che succede. In dicembre probabilmente riaprirà il mercato, quindi se c'è da fare qualche piccolo aggiustamento probabilmente lo faremo, stiamo vedendo un attimo, ci stiamo guardando in giro, però ritorno a dire, se non c'è spirito di gruppo, cioè se non c'è unione di squadra, purtroppo non si va da nessuna parte. Questo è un gioco come tutti i giochi di squadra dove conta il gruppo, se non c'è il gruppo, se il gruppo non è sintonizzato sulla stessa lunghezza d'onda tutti e 15, è difficile proseguire il cammino nei piani alti.